28 febbraio 1953. Francis Harry Compton Crick entra nel Legal Pub di Cambridge, in Inghilterra, dichiarando ad alta voce di aver scoperto il segreto della vita. Lo scienziato si riferisce alla scoperta della struttura a doppia elica del DNA effettuata con il collega James Dewey Watson al Cavendish Laboratory. Entrambi giovani e a detta di molti alquanto esibizionisti e irriverenti, i due scienziati sono riusciti a combinare insieme con un colpo di genio la valanga di informazioni già patrimonio comune della scienza. Usando una maquette di cartone, Watson e Crick scoprono il carattere complementare delle due eliche del DNA, dando una spiegazione inedita al grande segreto della vita. Nel 1962 ricevono il Nobel per la medicina. Watson ormai ha deciso.